Che cos'è Secret Lair? Ricordate quelle 2 settimane che rimasi senza computer, inabilitato a fare video se non al massimo fare cose col cellulare? E ricordatevi come la Wizard faccia qualcosa come 17 nuovi annunci al giorno per mantenerci sempre svegli e sull'attenti e soprattutto col portafogli aperto? Ecco, Secret Lair è stato uno di quegli annunci. Dovrei recuperare anche gli altri, ma sono passati circa 40 secondi dall'inizio del video e la Wizard ha già annunciato 16 nuovi prodotti, 5 mazzi e 19 nuovi formati. Ed io non riesco a stare dietro a tutto, anche perché lo so che il gioco esiste, voi lo sapete, lo sappiamo un po' tutti, è un po' inutile che continuino a ricordarcelo con questa eterna cannonata di annunci. Ma torniamo alla domanda di partenza: che cos'è Secret Lair? È un prodotto collezionistico, anche interessante da un certo punto di vista, che cerca di coniugare il lato divertente e multietnico sfaccettato del gioco con il desiderio di ristampe di molti giocatori. Inoltre, è un nuovo prodotto. Il gioco! Il gioco! Esiste il gioco! Ricordatevelo! Comprate! Secret Lair sono dei prodotti che variano dalle 3 alle 7 carte per confezione e queste confezioni sono tutte a tema. Sì, a tema. Ed i temi variano da momento a momento. A volte sono i gatti, a volte sono i topi. E no, non sto scherzando. La prima ondata di Secret Lair comprendeva 7 differenti temi che ora vi vado ad illustrare. Prendiamo ad esempio uno dei miei Secret Lair preferiti, Killer Kaleidoscopici. Nome fighissimo, eh? 3 carte, addirittura, dal tema Pentacolor. E beh, ditemi se quell'Urdrago non è bellissimo. E tutto per soli $39,99. Più spese di spedizione, più la dogana, ma di questo ne parliamo dopo. Ora, i gusti sono gusti ed i miei gusti non devono per forza coincidere con i vostri, ma siccome il video è mio, i gusti usati per giudicare questi prodotti e i loro contenuti saranno i miei. Alcune delle Secret Lair sono veri e propri pugni nello stomaco, c'è poco da dire. Seeing Vision corrisponde a 4 copie di visioni del siero con 4 differenti art. Punto. $30. Sogni di Bitter Blossom? Un Bitter Blossom foil, a voi il giudizio sul vantaggio o svantaggio di questa cosa, più 4 token. Una carta, insomma. Eldraine Wonderland, niente po' di meno che 5 terre base. Ok, foil e innevate, ma 5 terre base. Poi, è uscita anche roba un pelo più corposa, tipo quello dei goblin. 5 goblin con le art un po' spastiche, diciamo, che non è proprio il mio genere di arte, ma è comunque un'arte alternativa che si sposa molto bene con quello che è il concetto di questo progetto delle Secret Lair. Oppure, se no, c'è quello dei gatti. Vi avevo detto che non stavo scherzando. Vi siete già innamorati, vero? Ognuno di questi prodotti contiene inoltre un codice speciale per riscattare online le stesse carte che state comprando e le relative sleeves per fare più bello il vostro mazzo su Arena, in quanto molte di queste carte non esistono su Arena. Ma lascio a voi un pochettino il giudizio in generale su quello che è il prodotto. Vi piace? Ha senso? Fatemelo sapere.
Dal mio personale punto di vista, le art alternative pucciose sono carine per gli appassionati di Commander o cose del genere, oppure per i collezionisti. Ma giocabilmente parlando, per fare un esempio, se devo portare ad un torneo, non mi interessa nulla che il mio Bitter Blossom sia di Lorwyn o di Secret Lair, e questo è più o meno il ragionamento che si approccia a più o meno tutte le carte. Ma come io stesso ho ammesso, mi piace un sacco, ad esempio, Lord Dragon. Un bel Commander Drago Pentacolor come quello come comandante sarebbe davvero figo. O semplicemente raccogliere i piccoli adorabili micetti del Secret Lair, semplicemente perché sono dei piccoli adorabili micetti. Insomma, ognuno può avere i suoi motivi per acquistarli o meno. Ma quindi volessimo farlo, come si fa? Qui volevo! Qui? Scatta il genio malvagio della Wizard. Qui è dove si vede che quella di tirarsi bottigliate sulle palle non è solo sfiga, non è solo una cosa che può capitarti una volta per sbaglio o per errore, ma per qualcuno è proprio uno stile di vita. Ricordate le mitiche edition di Ravnica? Quando la Wizard si era autoconvinta da sola che mettere Expedition e Masterpiece nei set era brutto e cattivo, e che quindi si era inventata questo nuovo prodotto a parte, fatto di Planeswalker con art e frame alternativi, che di fatto era una vera e propria Masterpiece, solo che non era dentro l'espansione. Ecco. Molti di voi forse non sapranno che questo prodotto doveva essere venduto prima sul sito della Hasbro, poi, per problemi che sto per citarvi, su un sito a parte, ma nonostante fosse un prodotto a tiratura limitata, che nonostante il prezzo considerevole andava via come il pane, la Wizard decise di rimanere fedele alla sua parola di prodotto a tiratura limitata. E così le linee esplosero, sto benedetto sito della Wizard prima e il sito a parte poi crashò mille mila volte. Col risultato che molte persone non ricevettero il prodotto ed altre, pur avendolo comprato e quindi di conseguenza pagato, non lo ricevettero per errori di linea. Il classico errore di sbaglio, insomma. Leggende narrano che addirittura un povero Cristo abbia ricevuto uno spazzolino da denti al posto della sua Mythic Edition. E quindi, insomma, qualcuno potrebbe anche pensare che dopo aver toppato per 3 volte con questo tipo di prodotti e la loro vendita a tiratura limitata, la Wizard, insomma, ecco, abbia imparato la lezione. In un certo senso, sì, lo ha fatto. I Secret Lair, infatti, non sono più prodotti a tiratura limitata. Sono prodotti con stampa a richiesta. Eh sì, tu lo compri, gli dici ne voglio due e loro te ne stampano due, almeno nella teoria. Però hai un solo giorno per farlo, un solo giorno in tutta la tua vita. E quindi le linee esplodono di nuovo ed i server crashano ancora. Sì, spacchiamola sta merda di fibra! Le linee saltano ed alcune transazioni vengono addirittura duplicate. Ad esempio, tu hai comprato 3 Secret Lair dei gatti? Ecco, ne riceverai 6, ovviamente pagandoli tutti e 6. E niente rimborso. Inoltre, visto che avevamo parlato di dogana prima, sapete che molti venditori ti mettono la scritta gift sul pacco, soprattutto se arriva da oltreoceano o comunque dall'estero, per non farti pagare ulteriori dazi e more alla dogana? Ecco, pare che la Wizard se ne sia dimenticata e non abbia messo la famosa scritta gift sui pacchi. Tutto poi risolto, ma insomma, se il problema non c'era a priori, forse era un po' meglio. La storia quindi potrebbe concludersi qui, se non fosse che con l'avvento del Capodanno cinese, la Wizard ci ha proposto un nono Secret Lair, l'anno del topo. L'ottavo, nel caso non l'aveste capito, era una spedizione particolare con tutti e primi 7 Secret Lair tutti insieme. L'anno del topo. Wow, se mi piace! È veramente fantastico! I topi sono sempre stati una delle mie tribe preferite e questo Secret Lair contiene le ristampe di alcuni dei miei topi preferiti. Rodimidollo, occhi di pece con una fighissima art che sembra uscita da un manga.
Jerry il topo e soprattutto Pakrat. Sì, Pakrat col kimono. Adoro. Ora, con l'avvento di Teros, abbiamo ben 5 nuovi Secret Lair con tutto, e sottolineo tutto, il Pantheon di Teros in forma di costellazione. Sarete così coraggiosi da tentare la sorte e procurarvi le famose carte della Tana Segreta?